Ci troviamo al Reale Albergo dei Poveri a Palermo, dove è ospitata la mostra Gli Etruschi a Palermo. L'idea della mostra è nata dalla volontà di rendere fruibile la collezione etrusca Casuccini durante il periodo di chiusura del Museo Salinas a causa dei lavori di restauro. E potendo utilizzare l'ampio spazio dell'ex refettorio dell'Albergo dei Poveri, si è sperimentata una nuova proposta di allestimento della collezione in sintonia con il progetto di nuovo ordinamento del Museo Salinas. In questo caso, vengono presentate finalmente riunite le diverse classi tipologiche che costituiscono la raccolta: sculture, ceramiche, bronzi, terrecotte, in tutto circa 200 manufatti. La collezione Casuccini fu acquistata nel 1865 dal Regio Museo di Palermo e comprende circa 10.000 reperti, rinvenuti nelle proprietà del conte Pietro Bonci Casuccini, a Chiusi in Toscana. La raccolta costituiva un vero e proprio museo, aperto al pubblico nel 1829. Nella sezione introduttiva, insieme alle riproduzioni di alcuni affreschi che decoravano le tombe della necropoli, abbiamo esposto una serie di libri appartenenti alla biblioteca del Museo Salinas. Sono testi del XVIII e XIX secolo che si riferiscono alla scoperta dell'arte etrusca e riportano illustrazioni delle necropoli e delle tombe dipinte. Accanto ad essi trovano posto i documenti storici relativi all'acquisto della collezione e al suo trasporto da Livorno a Palermo su una tartana di proprietà Florio. Il percorso espositivo si snoda in sequenza cronologica. Esso prende avvio dai reperti più antichi, a partire dalla testa di Canopo, testimonianza delle prime usanze funerarie dell'Etruria settentrionale interna, alla quale Chiusi appartiene. È una scultura del VII secolo a.C. ed è priva del vaso a forma ovoide che conteneva le ceneri del defunto. L'itinerario propone poi un'ampia scelta di manufatti lapidei relativi alla scultura funeraria arcaica. Sono per lo più cippi, le cui basi erano decorate da scene figurate. Sono scene che si riferiscono ai riti funerari, raffigurano l'esposizione o il trasporto del defunto, o ancora scene relative al simposio, al banchetto funebre, e quindi scene di danza, rappresentazioni musicali o anche scene che si riferiscono a giochi in onore del defunto. In alcuni casi è conservato il coronamento, che a volte assume la forma di un bulbo. Segue poi una sezione ampia dove viene illustrata una produzione ceramica che in parte è importata dalla Grecia, in parte è prodotta in Etruria. In questo ambito spicca la Kilix bilingue del pittore di Andochides. Si tratta di una coppa
che è uno dei più rari esempi di vasi bilingui, cioè un vaso in cui coesistono le due tecniche, a figure nere e a figure rosse, e appartiene al tipo cosiddetto ad occhioni, per la presenza di una coppia di grandi occhi dipinta su ciascuna metà, con funzione apotropaica, cioè in grado di allontanare il male. Il ceramista che le realizzò ha lasciato la sua firma, appunto Andokides. Segue poi un'ampia sezione dedicata ai vasi in bucchero, la tipica ceramica nera prodotta in Etruria. Tra i vasi esposti è senz'altro da segnalare una oinokoe, e cioè un vaso che serviva per versare il vino, della metà del VI secolo a.C., dove viene raffigurata la scena di Perseo che si appresta a decapitare Medusa, assistito dalla dea Atena. La prima sezione della mostra si chiude con una parte dedicata ai reperti rinvenuti nel tumulo di Poggio Gaiella, che la tradizione associa al re Porsenna. Fra tutti i reperti si segnalano l'imponente monumento circolare a gradini e la statua cinerario nota come Plutone. Oltre alle sfingi, ai leoni che fungevano sicuramente da guardiani della tomba, che internamente cava per accogliere il contenitore con le ceneri del defunto. È una statua che si data alla metà del VI secolo a.C., la cui testa è mobile per consentire proprio l'inserimento delle ceneri, e insieme agli avambracci era eseguita a parte in pietra cosiddetta fetida. La scultura rappresenta un personaggio maschile maestosamente seduto in trono, nell'atto di reggere con i pugni chiusi sui ginocchi un bastone, probabilmente un attributo di comando, forse uno scettro o una doppia ascia. Il volto e gli avambracci sono dipinti in rosso, mentre la capigliatura e la barba sono ricoperti da colore nero. Un recentissimo restauro, eseguito presso i laboratori della zona archeologica di Chiusi, ha consentito di rimuovere lo strato ceroso che ricopriva la testa, riportando alla luce la superficie originale della pittura che era stata data quando fu eseguita la statua. Oltre a questo, in occasione del restauro, si sono posizionati finalmente in maniera corretta gli avambracci che dapprima erano stati collocati in una maniera non corrispondente alla posizione originale. Si passa adesso a visitare una breve sezione dedicata all'età classica e in questo contesto ammiriamo una statua cinerario raffigurante un personaggio femminile che tiene in mano una melagrana, simbolo di fertilità e morte. Procedendo nella visita, troviamo una sezione ampia dedicata all'età ellenistica. Si possono ammirare gli specchi finemente incisi e altri oggetti in bronzo e in avorio.
Viene presentata poi una selezione di sarcofagi decorati a rilievo, uno dei sarcofagi più importanti è senz'altro quello di Astia Funei, un sarcofago del III secolo a.C. che reca la raffigurazione della defunta, appunto Asti, sul coperchio. Purtroppo è priva della testa e si trova in posizione recumbente, riccamente adornata di collane e da un vestito finemente panneggiato. Sulla cassa sono raffigurati alcuni componenti della famiglia Afuna, identificati dalle iscrizioni dipinte in nero sulla cornice superiore. Si tratta di una scena di congedo tra Asti e i membri della sua famiglia, prima di essere accompagnata verso l'oltretomba da una figura alata. Oltre ai sarcofagi, notiamo una quantità considerevole di urne in alabastro. Anche queste recano sul coperchio la raffigurazione del defunto. Sulla cassa, scene varie, per lo più riferibili al mondo mitologico, molte rappresentanti scene di combattimento tra eroi. Una vetrina raccoglie poi molte forme ceramiche, acrome, che si riferiscono alla vita comune tra il III e il II avanti Cristo. Un posto di particolare rilievo è poi dedicato a piccole urne in terracotta che conservano a volte una vivace policromia. Una di queste è particolarmente interessante poiché, oltre a recare sul coperchio la figura del defunto in tunica e toga con una lunga ghirlanda al collo, mostra tutti gli accessori, materasso, coperta, cuscino, finemente scolpiti e decorati, e poi una cassa decorata non con pitture ma anche con figure a rilievo, in particolare con le figure dei servitori che si stagliano su un piedistallo antistante la cassa. A conclusione del percorso, un pannello illustra gli interventi di restauro più significativi che hanno interessato nel tempo la collezione e che hanno contribuito a segnarne la storia. L'esposizione si chiude con una sezione dedicata al Museo Archeologico di Palermo, alla storia della sua formazione, alla figura di Antonino Salinas e infine ai lavori di restauro che interessano attualmente l'edificio.